Ben ritrovati su Digital Bench, sono di nuovo con Luca Gandolfi, sicuramente a parlare di numeri, sicuramente a parlare di contabilità umanistica, ma anche e soprattutto per darvi una notizia molto molto veramente bella, almeno per quanto mi riguarda e quanto ci riguarda. Luca Gandolfi sarà il nuovo Digital Talent Warming che prenderà in custodia proprio il canale dedicato alla contabilità, ma in particolare alla contabilità umanistica. Quindi vedrete non più me che intervisterà, diciamo, io non sono più io che intervisterò le persone come Luca, esperti di contabilità, ma sarà Luca stesso. Quindi è diventato, e sono veramente felice di questo, un Digital Talent Warming. Quindi lascerei la parola per raccontarvi quello che accadrà nelle prossime settimane durante tutto il 2020. Sì, durante le prossime settimane, quindi anche come diceva Caterina, durante il 2020 io andrò alla ricerca, diciamo, nel web fisicamente di tutti i gandolfini, cioè come mi chiamo Gandolfi, non mi verrebbe da dire i gandolfini, che sono presenti, cioè di quelle persone che amano sì i numeri ma amano anche le persone, quindi che vedono il numero come uno strumento importante di guida delle aziende, ma che comunque gli associano anche un valore umanistico, oltre che meramente di tipo contabile, amministrativo, fiscale, di reporting, di budgeting. Per cui la mia missione è sempre questa, cioè sarà sempre quella di dare risalto ai mate che ci saranno sulla panchina, che in un certo senso condividono questo nostro pensiero, insomma questa nostra visione, diciamo, della numerica. Esatto, quindi per tutti coloro che stanno ascoltando questo video, che magari sono anche parte, no, di questo mondo, quindi il mondo dei numeri, il mondo della contabilità, e magari non si sono mai avvicinati ancora a questo concetto della contabilità umanistica, diciamo, hanno due tipi di opportunità. La prima opportunità è quella proprio di rivolgersi a Luca, esperto, certo, di contabilità umanistica, e quindi fare questa inversione, no, di paradigma, quindi spostare il focus non tanto solo sui numeri ma anche sulle persone, perché mi viene da dire anche Caterina che possono essere magari delle persone che lavorano in azienda che sentono quella vocina dentro di loro che gli porta ad essere più orientato alle persone, ma hanno necessità di essere anche più orientati, di capire quali possono essere gli strumenti che danno loro questo magari un maggiore incipit, oppure viceversa possono esserci delle persone che sono molto forti sulle relazioni ma che hanno la necessità di capire come funziona la contabilità, il bilancio, come posso leggere un bilancio, in che modo il bilancio mi può servire, diciamo, come strumento di guida dell'azienda. E quindi ci rivolgeremo insieme a manager, imprenditori, comunque tutti quelli che vogliono, diciamo, esplorare meglio questi due mondi o viceversa uno o l'altro. Quindi, cari amici, se volete lasciare il vostro contributo, ma in particolare esprimere il vostro valore unico a parlare di numeri e di contabilità, potete scrivere sulla nostra Digital Bench e contattare Luca Gandolfi, Digital Talent Warming, canale Contabilità Umanistica. Bene. Ciao. Grazie Luca. Ciao. Vi aspetto. Ciao.